Frassinetti in lunetta per due tiri liberi sul 78-74 per Forlì, 22 secondi da giocare. Forlì padrona del campo per tutti i 40 minuti, ma Biella è sempre rimasta a distanza di sicurezza e tenta un ultimo disperato assalto. 18 secondi da giocare, 79-74, Vosquil, la terza tripla di una partita per lui indecente, ma che lo ha visto accendersi nel finale. 79-77, il fallo su Abbott, ampiamente MVP della partita fino a questo momento. Fallo commesso da Killo, 9 secondi da giocare, Forlì avanti di 2. Dicevamo della rinascita di Vosquil, che dopo una partita inguardabile, come spesso gli succede, ha raddrizzato la mira negli ultimi due minuti. Nella fattispecie ha segnato un paio di triple veramente terrificanti, più la terza che abbiamo visto poc'anzi. Abbott riporta a 3 punti di distanza tra le due contendenti, a 9 secondi dalla fine. 8-0 Forlì, 7-7 Biella, adesso 8-1-7-7, che dice tantissimo perché mette i fatidici due possessi tra le due squadre. Squadra in campo per il gran finale al Palafiera, 9 secondi da giocare, 8-1 Forlì, 7-7 pallacanestro Biella. 9 secondi in cui Biella dovrà fare numeri circensi per portarla a casa. La rimessa laterale effettuata da Berti, l'avvicinamento a canestro da parte del numero 21 De Vico, porta il l'ala piemontese in lunetta per due tiri liberi, 5 secondi e 80 centesimi da giocare. Adesso in questi 5 secondi 80 centesimi finali, più 4 Forlì, De Vico in lunetta, non trema la mano del giovane giocatore di Corbani. Adesso Corbani fa, da quello che posso intuire, ampi cenni di sbagliare, e quindi Forlì deve fare quadrato a rimbalzo acchiappando palla e partita. Segna invece, al contrario di quello che dicevo io, di quello che pensavamo, De Vico, che scende e lascia il campo a Marzaioli. 5 secondi 80 centesimi, subito palla in campo, subito fallo su Sani Becirovic da parte proprio di Marzaioli, poc'anzi inserito da Corbani. Ora due tiri liberi per Sani Becirovic sul più 2. Killer Raymond a guardia del canestro biellese in occasione dei due tiri liberi di Sani Becirovic, più 2 Forlì, 4-50 da giocare, due tiri liberi per Sani Boy, mette il primo. Adesso Biella dovrà mettere una tripla, un canestro e fallo. Se mette il secondo direi che possiamo fermarci e lasciarli fare. 4-50 da giocare, segna Becirovic, chiamano time out, non so cosa vorranno inventarsi, a tra poco. 4 secondi e mezzo, la rimessa per Biella, palla in campo, Raymond si butta indietro, ma gliene servirebbero 4, 2 non bastano. Ha vinto la Fulgor Libertas Forlì, 83-79, bella vittoria di Forlì, a tratti entusiasmante, ci sentiamo di dire. Fulgor Libertas, che se è questa e se vuoi mai Antonutti fosse un giorno della squadra, così come l'abbiamo vista stasera, può veramente andare lontano. Adesso convenevoli a centrocampo e Romagna Mia sugli spalti. Vince Forlì 8-3-7-9.